La presente mostra nella Galleria Civica della città di Potenza, I Care, ovvero la liturgia del prossimo, 39 artisti raccontano le opere di misericordia, è dedicata ad Arcangelo Moles, un artista e un archeologo che in questi anni passati ha molto collaborato per attivare le mostre d'arte sacra che abbiamo realizzato nella città di Potenza, sia in questa galleria, sia la Pinacoteca Provinciale e sia in cattedrale e presso il Seminario Pontificio Regionale. È scomparso nell'estate scorsa, ha lasciato un grande vuoto, abbiamo pensato di dedicargli questa mostra. In questo spazio in cui sono in questo momento, le opere sono una base per capire le opere di misericordia, una base teologica che ci dice che l'uomo, il quale è stato creato con la peccabilità, col peccato originale ha espresso nella storia il peccato, è sempre desideroso di incontrare il Signore. Il primo quadro è di Vignozzi, un artista di Firenze, che ha voluto fare un omaggio a Masaccio, la cacciata di Adamo ed Eva. E quindi questo è il primo pezzo di questa mostra che facciamo vedere. Il secondo è di Nastasio, che richiama il Salmo 8, il salmista che si vede nel creato e guarda il cielo, l'opera delle sue dita, le stelle, e poi si domanda: perché te ne ricordi? Perché il figlio dell'uomo te ne curi del figlio dell'uomo? Ecco il titolo della mostra, I Care. Dio si prende cura dell'uomo, così come noi dobbiamo prenderci cura dell'uomo attraverso le 14 opere di misericordia spirituale e corporale. La misericordia di Dio che viene manifestata nell'Antico Testamento diventa misericordia concreta nella persona di Gesù, quindi il Cristo che si fa carne, e il crocifisso che è dell'artista Comminiello è un Cristo crocifisso ma risorto, simile ai crocifissi del primo millennio, dove il Cristo era sulla croce ma con gli occhi aperti per significare anche la sua risurrezione. Le opere che noi cominciamo a vedere sono le opere del misericordia corporale: dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti. La prima opera è questa installazione di Lovaglio, un artista pugliese, che ha voluto significare con queste ciotole vuote, molte ciotole, l'impossibilità da parte dell'uomo di oggi di dare da mangiare, di riempire queste ciotole e dare da mangiare a tutti quanti. Quindi è un'installazione che denuncia la nostra incapacità di accorgerci che ci sono milioni e milioni di bambini che muoiono di fame. Queste ciotole sono accompagnate da una grande ciotola dove c'è il sale. Il sale è il segno della sapienza e allora dobbiamo nutrirci del sale per essere sapienti oggi nei confronti di queste realtà che sono assurde. Ci sono ricchi che hanno molti, molti, molti soldi e ci sono poveri che non possono mangiare. La sapienza deve aiutarci a guardare come dobbiamo realizzare questa uguaglianza. Il ricco epulone è il Lazzaro del Vangelo. Il giro della mostra prosegue con un quadro di Sebaste, un artista lucano che da sempre collabora nelle nostre mostre, che rappresenta questo pane congelato, quindi impossibile da dare a chi è affamato, legato anche a delle forme di interpretazione del digitale attraverso questa presenza di schede telefoniche che sono così anch'esse imprigionate sul quadro. L'altro quadro che è a fianco è di un artista di Giulianova, Gigino Falconi,
che ha voluto titolare questo quadro come Il banchetto degli affamati. Non mi soffermo sui colori della sua arte, ma mi soffermo nel significare questo tavolo, questa forma di tavolo con delle conchiglie vuote, proprio a significare che il banchetto rende ancora più affamati coloro che si avvicinano a questo banchetto. Qui troviamo un artista di Milano, Vernizzi, Luca Vernizzi, un grande artista, ha voluto fare quest'opera per dirci che l'acqua va conservata, l'acqua non va sciupata, da questo buio nero nasce l'acqua e poi si disperde. La dispersione dell'acqua oggi è un dato che viene condannato, viene insomma sentito come una realtà che un giorno impedirà che l'acqua sia data a tutte le persone che sono nel mondo. Qui invece troviamo Giovanni Caffarelli, un artista di Potenza, che ha voluto significare vestire gli ignudi con questi pezzi di legname che sembrano delle conseguenze delle barche che vengono lasciate sulle rive, e poi questi pezzi vengono vestiti da questi abiti, da queste tele, per significare che coloro che sono arrivati nella nostra Italia devono essere vestiti perché sono ignudi di tutto. Qui troviamo un artista sempre sul vestire gli ignudi, Stefano Di Stasio, che lavora a Spoleto, vive e lavora a Spoleto, e i suoi quadri di arte sacra hanno sempre dietro lo sfondo della città. Dinanzi a questo sfondo si svolge questo incontro con chi è nudo e che questo personaggio sta vestendo una persona appunto ignuda. Qui troviamo Bruno Ceccobelli, un artista molto eclettico di Todi, vestire gli ignudi e gli ignavi. Gli ignavi sono quelli che non fanno le scelte giuste, non si impegnano seriamente a fare scelte determinanti per il futuro dell'umanità, e quindi possono essere i politici, possono essere altre persone che hanno grandi responsabilità, ma preferiscono stare nella loro ignavia. Qui invece abbiamo un artista di Avigliano, provincia di Potenza, Vito Masi, titolato Monfis. Anche qui si parla di rivestire. Che cosa bisogna rivestire? Il papà ha voluto denudare il figlio da tutti gli orpelli con cui oggi i giovani si vestono, che sono orpelli vuoti, sono orpelli esteriori, magari vogliono dire tante cose, però poi non sono significativi fino in fondo per il loro futuro. Allora spogliare un figlio da questi orpelli per rivestirlo delle giuste vestimenta con cui devono prepararsi e essere presenti nella storia di oggi. Qui troviamo Donato L'Insalata, il quale ha recuperato un quadro degli anni 70, quando i personaggi suoi, come quelli di Guerricchio, di Sebaste, di Terruso, mettevano in risalto i contadini con questi corpi tozzi, con questi corpi molto particolari. Un bel quadro recuperato oggi per questa mostra sulla liturgia del prossimo. È un santo del Cile, compiuto da Minerva, una cilena che opera qui a Potenza, e questo santo sicuramente è diventato tale per l'accoglienza dei poveri, dei bambini, quindi complessivamente per l'attenzione che ha posto ai poveri del Cile. Qui invece è un artista di Melfi, Pasquale Ciriendo, che racconta appunto ciò che accade nel Mare Nostrum. Ci sono gli affogati, ci sono gli annegati, ci sono quelli che si salvano, ci sono quelli che recuperano anche rispetto alle sofferenze che hanno avuto, ci sono i barconi e poi ci sono questi segni che sono segni di speranza, un angelo, il sole, la piramide e così via. Qui abbiamo un artista giovanissimo di Potenza, della parrocchia di San Rocco, che ha fatto questo splendido, diciamo, questa splendida visione di un'imbarcazione che arriva sulla riva, dove c'è appunto una madre e un padre con un bambino, e poi dei denudati che chiedono aiuto, e anche questo è un quadro molto bello per l'età che ha questo giovane artista.
Qui invece abbiamo Melonischi, un artista che è molto eclettico, molto capace di farci sognare quando guardiamo i suoi quadri, perché sono quadri che sono un po' surreali, però dicono anche il contenuto di ciò che viene espresso. Qui è il mare in tempesta, una barca che ancheggia, e poi persone che si rivolgono al cielo per essere aiutati, e quindi una scala che porta gli immigrati nella mongolfiera, e poi caratteristica la luna che si è sempre presente nei suoi quadri. Qui abbiamo invece un artista di Roma, un farmacista che al termine del suo lavoro si è costruito come facitore di arazzi, andando a scuola e assimilando molto questa bella arte che in qualche modo è un po' scomparsa, non è più presente in maniera così molto efficace, perché sono delle persone che si dedicano, e lui ha voluto fare con questo arazzo un omaggio a Tonino Guerra, il quale ha scritto una novella di due pellegrini che si rifugiano presso un monastero orientale, vengono accolti e poi vanno via. La bellezza di questo arazzo consiste nella complessità con cui è stata fatta il telaio, lana, sete, cotone, acrilico, e poi anche il tempo che ha impiegato, quasi un anno per compiere questo arazzo. Qui invece abbiamo padre Tarcisio, che tutti i potentini, i lucani e anche i salernitani conoscono per la presenza in molte chiese, in molte anche cappelle, molta grafica, molti quadri sono presenti nella nostra terra, ma anche nelle altre regioni, perché padre Tarcisio si è reso sempre disponibile, è un artista che lavora gratis e offre le sue opere per favorire la preghiera, la liturgia e così via. Quindi visitare gli ammalati. Invece questo è un artista di Potenza che con questo suo quadro, che è ricco di agganci al fauvismo di un tempo, con molta semplicità ha tratteggiato questo quadro, Visitare i carcerati, un carcere senza barriere, è una sorta di utopia che viene comunque raffigurata in questo quadro. Qui invece ci troviamo di fronte a Gandola, Bruno Gandola, un artista che ha insegnato a Brera e che lavora su Milano, anche lui è un cultore dell'arte sacra, e qui ha voluto tratteggiare Seppellire i morti. E praticamente il suo quadro è un po' chagalliano, i suoi quadri sono tutti un po' dipendenti dalla pittura di Chagall, le lune, questi colori azzurri, verdi, anche questi gialli, che rendono bello questo quadro che è dedicato a seppellire i morti. Questa fotografia è una fotografia composta col Photoshop, una mia fotografia fatta a Rio de Janeiro nel 2013 in occasione della giornata mondiale dei giovani. Mi è piaciuto collegare questo Cristo che accoglie con questo bambino che tutti quanti hanno potuto vedere perché ha fatto il giro del mondo. L'uomo non l'ha saputo accogliere, anche se c'è una fotografia di uno che lo prende in braccio, ma è già morto, e Cristo dice sarà il più grande nel regno dei cieli. Qui invece è sempre una fotografia, anche qui Seppellire i morti, Carmine Cardone, il quale attualmente lavora e studia e fa progetti fotografici a Londra. Nel giorno in cui c'è stato l'eclissi di sole ha voluto fotografare questo cimitero, diciamo così, mal tenuto, e ha voluto fermare questa scena, Seppellire i morti. Il titolo è Il principio del silenzio. Adesso andiamo in questo spazio che ha dei quadri particolari, sono artisti che hanno composto degli insieme delle opere di misericordia. Alla mia sinistra c'è Cancro Michele, un artista che è stato professore, ha insegnato chimica,
grazie a queste sue conoscenze egli elabora molte cose per fare sperimentazione, per rinnovare anche la sua pittura, perché lui è molto eclettico nel dipingere, fa molte cose, quindi questa è una sperimentazione molto interessante. Ci sono le 7 opere di misericordia corporale, sicuramente la più importante anche per la sua grandezza è questa omaggio a Holbein il giovane, un Cristo deposto. Holbein il giovane era un artista alla corte di Enrico VIII d'Inghilterra. È bella questo omaggio a Holbein, perché dal Cristo morto ha fatto scaturire questa luce che va verso l'alto, segno della futura resurrezione. Gli altri sono le altre 6 opere di misericordia corporale. Qui invece abbiamo Palladino, questo giovane artista molto facitore di tante cose, di tante iniziative culturali, e qui ha voluto rappresentare con il 7, che è un numero che viene sempre usato per le grandi cose, e ha voluto significare le opere di misericordia corporale e le opere di misericordia spirituale, con questa luce dall'inizio che va verso l'alto. Mentre qui abbiamo un'opera, una ceramica di Tricarico, Nino Tricarico, pittore di Potenza, che ha voluto significare il tempo che viene messo a servizio per le opere di misericordia corporale e spirituale. L'orologio segna il tempo della nostra vita, ma anche le opere di misericordia corporale e spirituale dovrebbero significare la nostra vita, segnare anche i tempi, i giorni, la capacità che dobbiamo avere di accogliere veramente questa proposta che la Chiesa ci fa. Marcello Mandegazzi è un potentino che lavora a Rieti, anche lui ha voluto fare un corpo unico delle 7 opere di misericordia corporale, su una lastra di zinco catramata e poi pittata, dove lui ha inciso le prime parole di ogni, in inglese, le prime parole di ogni opera di misericordia corporale. Qui abbiamo il quadro, diciamo, che suscita un po' più di emozioni nel vederlo, perché ha degli effetti di luce molto particolari. L'artista si chiama Raimondo Galeano, è di Bologna, nella sua giovinezza ha lavorato anche con Schifano e praticamente lui si rinomina come pittore della luce, pittore illuminato. La materia che lui usa è una materia che lui chiama luce e che la usa all'oscuro. Per dipingere lui ha bisogno dell'oscurità e praticamente il quadro recupera questa materia, che nel momento in cui si spengono le luci, ha recuperato calore dalla luce, diventa illuminata, così come potete vederla nel filmato. Qui abbiamo l'inizio delle opere di misericordia spirituali, si chiama Gabi Vinedi, è di Giulianova, ma lavora anche a studi in altre città. Questo quadro, Verum est in corde tuo, la verità è nel tuo cuore, però c'è anche un filo spinato che ne determina anche la difficoltà di verificare la verità nel proprio cuore. E sopra c'è il simbolo della capra, che è un simbolo legato al dubbio, e qui troviamo anche questa bussola per orientarci, quindi superare le difficoltà dei dubbi che si creano anche nel nostro cuore insieme alla verità. Qui abbiamo un altro quadro legato al dubbio, Consigliare i dubbiosi, e di Comminiello, l'artista che ha fatto il grande crocifisso che c'è all'inizio. C'è Cristo che è la verità, io sono la via, la verità e la vita, e il serpente che è colui che rende possibile il dubbio nella nostra vita, quindi segno del serpente e segno del dubbio per noi. Qui abbiamo un giovane artista, non più giovane, quarantenne, Spinazzola, il quale ha voluto dedicare
la sua opera a coloro che non sanno, e questi due giovani che camminano insieme stanno leggendo, stanno imparando, quindi stanno costruendo il loro sapere, e c'è il volto di Cristo che illumina un po' anche la loro vita. Quest'artista la domenica 10 ad aprile farà una grande mostra sulle città presso la Galleria Idearte. Quest'artista giovane di Cosenza, Gianfranco Presta, che è presente qui a Potenza anche da diverse mostre che abbiamo fatto, l'adultera è il Vangelo che abbiamo ascoltato domenica, Gesù che scrive per terra invece di condannarla e quindi rende possibile l'andata via di coloro che volevano lapidarla, e Gesù alla fine dice va e non peccare più, quindi l'opera di misericordia, ammonire i peccatori. Questo quadro che ha due diciamo così, immagini, sono due quadri diversi però con lo stesso contenuto, ho voluto dedicare ad Antonio Masini questo quadro un po' più grande degli altri, perché le due scene ci ricordano il servo di Dio, Monsignor Bertazzoni, che diciamo è vicino a coloro che avevano perso alcuni cari durante i bombardamenti del 43, settembre del 43, la cattedrale fu bombardata via Adone e quindi ci sono stati dei morti, e lui che scende tra la gente per essere vicino con la sua presenza e soprattutto per consolare gli afflitti. Sono delle grafiche molto belle, molto significative. Qui invece abbiamo Antonietta Cerna, che nel complesso lei identifica la misericordia come un riconoscere l'altro. La misericordia è sempre non fine a se stessa ma verso un'altra persona, quindi riconoscere l'altro. E allora questo quadro, dove non ci sono i volti, vuol dire proprio l'incontro, riconoscersi a vicenda, far scendere questo drappo che li separa per essere abbracciati in un gesto di misericordia. Belmonte è un artista di Potenza che ha sempre dato il suo apporto nelle mostre passate, ha voluto rappresentare il figliol prodigo con questo giovane così molto particolare che ritorna presso il padre, e il palazzo è disegnato in questa maniera un po' particolare. Qui invece abbiamo Felice Lovisco, che è uno dei pionieri e dei pilastri dell'arte sacra a Potenza, perché Felice, oltre ad essere un grande scultore, un grande pittore, ha dato sempre la sua disponibilità per l'arte sacra. Non a caso 3 anni fa abbiamo fatto una grande mostra nell'anno della fede su 7 grandi trittici sui misteri della fede in questa galleria. Vedete come ha saputo delicatamente tratteggiare il volto della Madonna e del bambino in questo giallo splendido oro che rende più bella questo verde che praticamente sulle spalle della Madonna, e questi rami che secchi che così sono incisi insieme a questa colomba con le ali un po' tarpate perché sono legate. Abbiamo qui un altro grande artista di Biceglie, si chiama Sciangalepore, anche questo artista dal 2000 in poi è stato sempre presente tutte le volte che l'ho chiamato per dare il suo apporto. Ha voluto significare, sopportare pazientemente le persone moleste con questo quadro dal titolo La forza della sopportazione. Non a caso ha messo sotto questo alberino di corallo, il corallo è segno della forza, dell'invincibilità, e questi rami che mantengono questo masso, dove è inciso ictus, il simbolo con cui i cristiani si riconoscevano. Ictus significa appunto Gesù Cristo. E poi non manca mai questa nuvola che aleggia nel suo cielo. Un artista
di origine lucane che lavora a Todi, Antonio Buonfiglio, ha voluto significare sempre questa opera di misericordia, sopportare pazientemente le persone moleste con questa clessidra, dammi pazienza, è il titolo di questo quadro. Qui invece abbiamo una persona femminile, la di Taranto, Maria di Taranto, sopportare i molesti, ha voluto con questo insieme di quadri, questo quadro grande e questi quadri piccoli, significare la grande sofferenza che oggi è nelle donne, tante donne vengono uccise, tante donne vengono tormentate, tante donne vengono sfregiate e quindi ha voluto significare questo aspetto della nostra società che invece di evolversi verso il rispetto si evolve invece verso queste violenze gratuite. Qui abbiamo ancora una volta Vignozzi, che l'artista che ha fatto l'omaggio a Masaccio, con questo disegno molto delicato ha voluto così mettere insieme questa edera che si arrampica verso la croce e poi ha voluto anche scrivere il titolo sul quadro, il titolo dell'opera di misericordia, pregare Dio per i vivi e per i morti. Lui è un grande disegnatore, ma i suoi disegni sono sempre molto delicati, proprio assai delicati, sia che siano dipinti e siano che se, siano con la matita, come questo. Qui abbiamo Nino Tricarico, il cui quadro porta il titolo La luce che illuminò le tenebre, dedicato anche alla preghiera dei vivi e dei defunti. Questi fasci di luce che attraversano questo azzurro splendido, straordinario, con il rosso, stanno a significare anche la possibilità di arrivare a quello stato d'animo della preghiera che è rivolta sia ai morti e sia per i vivi. Qui abbiamo Anastasio, l'artista di Milano che ha caratterizzato il Salmo 8 che sta nella parte iniziale, ha fatto queste cambiture, l'azzurro, il celeste e il verde, dove ha posizionato i personaggi che sono dentro questo contenuto, pregare Dio per i vivi e per i morti. Due persone, un uomo e una donna, seduti su un masso, pregano per i vivi e pregano anche per i morti. Nella semplicità di questa scenografia ci sono contenuti molto alti, come quelli della preghiera per i vivi e per i defunti. L'ultimo quadro è di Santa Croce, Rocco Santa Croce, che ha voluto tratteggiare con questa bambina che è così bella, un omaggio a Bouguereau, un artista dell'Ottocento, e se noi lo guardiamo palmo per palmo questo quadro, tutto si presenta come ricco di una delicatezza straordinaria, i capelli, gli occhi, il volto, il busto, i vestiti, le mani, il rosario soprattutto che sembra una fotografia e poi questa rossa un po' appassita, questa tomba un po' malmessa con questi colori che scendono. Ha voluto Rocco Santa Croce dedicare la bellezza della vita attraverso la preghiera per i vivi e per i defunti. E qui la mostra si conclude con questa ultima opera di Arcangelo Moles. Abbiamo voluto dedicarla a lui, abbiamo fatto tutti questi scritti, vorrei leggervi uno scritto che lui ha fatto prima di morire, la moglie lo ha trovato tra le tante cose. Allora, mai più grande opera incompiuta fece la morte portandosi il pittore. Lui ha sempre saputo che forse doveva morire, però ha dato sempre a tutti la speranza, la gioia anche di vivere questa esperienza di preparazione alla morte attraverso un calvario molto lungo, quasi un anno è durato. Allora, questa scultura composita è stata presente nella mostra Splendor Crucis, fatta appositamente per quella mostra dove c'erano tutte sculture
della Crocifissioni. Allora lui ha voluto significare con questo pannello le bandiere del mondo, il Cristo risorto e poi il Cristo risorto che viene dal profondo della tomba e lasciando la luce che lui ha voluto significare con questi specchi in questa ruota. Quindi un'opera complessa anche da interpretare, però sicuramente molto affascinante e ricca di significati teologici e spirituali. Ecco, la mostra durerà fino al 31 di questo mese, purtroppo la galleria aveva già preso altri impegni, non possiamo prolungare perché sono venute molte scolaresche, sono venuti molti gruppi, abbiamo valorizzato soprattutto l'esperienza dei gruppi e quindi siamo abbastanza soddisfatti. Mancano ancora 12 giorni e alla fine, credo il giorno 30, pubblicheremo il catalogo della mostra con la presenza di Raffaele Nigro e di altre persone che vorranno raccontare questa mostra.